Oggi giornata di retroscena, vi racconto tutto quello che è successo dietro le quinte dell'operazione Rabiot. Il francese ha firmato per un altro anno con la Juventus. Tutto quello che mi risulta dietro il nome di Milinkovic Savic nell'ambito del mercato bianco-nero e anche alcune situazioni all'interno della dirigenza della Juventus che potrebbero cambiare tra qualche giorno. Ne parliamo insieme. Cari amici, bentrovati anche oggi sul mio canale, vi chiedo di iscrivervi, vi chiedo di eh, lasciare un like se ne avete piacere, di attivare la campanella delle notifiche così da rimanere sempre aggiornati alla pubblicazione di nuovi contenuti come questo e soprattutto un commento. Ditemi la vostra sulle ultime eh, notizie che andremo ad approfondire oggi eh, così anche da avere... O la possibilità di percepire quello che è il polso della situazione tra i tifosi della Juventus, ovviamente tra a chi ha piacere a seguirmi non possiamo che non partire da, dall'ultima ufficialità che è arrivato, ovvero il rinnovo di Adrien Rabiot che anche la prossima stagione sarà un calciatore della Juventus, quinta stagione per questo motivo il club avrà per il quinto anno consecutivo, sarà anche ultimo la possibilità di eh, avere i benefici del decreto crescita sul contratto che lega il calciatore al club eh, Rabiot che è stato fortemente voluto da Massimiliano Allegri che lo ha indicato tra le priorità di questo mercato estivo la dirigenza lo ha accontentato non senza difficoltà lo stesso allenatore in queste settimane è stato sempre in contatto col giocatore che è molto riconoscente ad Allegri per averlo riportato ai suoi massimi livelli nel corso della passata stagione ma c'è ovviamente la convinzione che possa crescere ulteriormente possa ancora essere determinante per questa Juventus il prossimo anno, ovviamente. Questo se lo augurano anche tutti i tifosi della Juventus. Scelta di cuore: no, obiettivamente, non mi sento di dire che è stata una scelta di cuore. Dobbiamo essere molto onesti, dobbiamo essere molto diretti, dobbiamo vivere il mondo del calcio, che è sempre più basato su dinamiche aziendali. Col cinismo, che serve. Credo quella di Rabiot sia stata una uh, scelta di opportunità importante. Lui ha scelto semplicemente di continuare il suo percorso alla Juventus, che oggi lo ha riportato ad essere uno dei giocatori più importanti nel suo ruolo a livello europeo e un'altra stagione di crescita uh, su questi parametri può sicuramente metterlo nelle condizioni di strappare l'estate prossima quel contratto importantissimo che lui vorrebbe eh, nella prossima tappa della sua carriera che vede già in Premier League in Inghilterra. Dall'Inghilterra era arrivata uh, nelle ultime eh, Giornate la possibilità di eh, insomma, indossare la maglia del Manchester United come l'estate scorsa i Red Devils si sono attivati sulle tracce del giocatore. Questa volta non c'era bisogno neanche di passare dalla Juventus, quindi i contatti ci sono stati con Mamma Veronique che eh, cura gli interessi di Adrienne. Ehm, però eh, il confronto si è fermato ai primi dialoghi semplicemente perché l'idea del Manchester era quella di offrire a Rabiot un contratto abbastanza vicino a quello che lui ha in questo momento con la Juventus. Tra l'altro, la Juventus, nella proposta di rinnovo, ha pure migliorato leggermente i bonus che si attiveranno al raggiungimento di obiettivi eh, sul, sul campo. E, e non eh, quel contratto a doppia cifra che Rabiot vorrebbe appunto nella prossima tappa della sua carriera. Di conseguenza, accantonata l'ipotesi Manchester United, il giocatore ha deciso che rimanere alla Juventus potesse essere la cosa più giusta. In retroscena è che della stessa idea è sempre rimasta convinta anche Mamma Veronique. Ecco, a differenza di quello che si possa immaginare, Mamma Veronique ha sempre immaginato in queste settimane che la permanenza alla Juventus potesse essere la cosa più giusta. Per Adrienne. e credo questo aspetto eh, vada, si vada anche a legare con gli ottimi rapporti che, eh, insomma, la mamma gente eh, di Rabiot ha costruito in questi anni con almeno uno dei riferimenti della uh, dirigenza della, della Juventus. Non c'è alcun bisogno di dire di, di chi si tratta anche perché credo in questo momento storico eh, la Juventus come dirigenza debba venire fuori nel suo lavoro di squadra nel suo lavoro eh, di, di gruppo e non eh, con degli individualismi che non credo servano a nessuno specie in questa fase anche in ottica di un cambiamento che è previsto perché poi nei prossimi giorni Dovremo capire se Cristiano Giuntoli riuscirà a liberarsi dal contratto che ha col Napoli. I segnali sono stati positivi negli ultimi giorni da parte di De Laurentiis, ma serve il sì definitivo e sotto questo aspetto bisogna essere chiari la struttura all'interno della juventus la struttura operativa in questo momento non solo c'è ma è una struttura che funziona funziona attorno alle indicazioni di massimiliano allegri che è stato indicato dal club come il um, giusto o tecnico per dare seguito alla, alla prossima stagione quindi è il riferimento che in questo momento sta dando delle indicazioni sul mercato ha voluto fortemente la conferma di Milik ha voluto la conferma di Rabiot è evidente che si andrà ad esprimere anche su altre possibilità di mercato e dopodiché c'è una squadra um, di, di lavoro che sta operando ognuno ovviamente sta facendo il meglio e il massimo nel proprio ruolo eh, da Giovanni Manna che è stato promosso a direttore sportivo della prima squadra e resterà ovviamente operativo anche con l'arrivo di Cristiano Giuntoli a tutte le altre figure che hanno una responsabilità dall'interno della struttura dirigenziale. Questo credo sia un aspetto importante proprio in ottica dell'arrivo di eh, Cristiano Giuntoli eh, che dovrà adeguarsi ad una struttura già. Uh, con degli equilibri ben, ben precisi dovrà sicuramente essere il valore aggiunto: assolutamente sì. Potrà sicuramente portare la sua esperienza. Dovrà confrontarsi con Massimiliano Allegri, dovrà confrontarsi con gli altri dirigenti eh, che sono già operativi tra questi anche Claudio Chellini che è tornato alla Juventus per prendere in mano la responsabilità della seconda squadra e soprattutto dei prestiti, altro tema eh, tanto importante nel corso di quest'estate, eh, però ecco, eh, Cristiano Giuntoli non arriva per stravolgere eh, gli equilibri alla, alla Juventus ma semplicemente per dare il suo contributo, ripeto, in una struttura che già funziona e anche è bene. Con il rinnovo di Rabiò zero speranze su Milinkovic Savic, qui dobbiamo fare chiarezza, credo in questa fase si debba comunque tenere buono il nome del centrocampista serbo potenzialmente in uscita dalla Lazio, L'Otito ha capito che la richiesta di 40 milioni è esagerata per un calciatore del genere, non credo onestamente si possa legare l'eventuale arrivo di Milinkovic Savic alle uscite di giocatori che non rientrano nei piani della Juventus, da Zaccaria a McKennie, allo stesso Arthur, questi andranno via in ogni caso, magari si proverà anche a vendere qualcuno, credo l'arrivo di Milinkovic-Savic, che ritengo ancora possibile, vada eventualmente a legarsi all'uscita di un centrocampista importante, che oggi c'è alla Juventus, non ho obiettivamente... Eh, delle, eh, dei nomi da esprimere in questo momento, credo però che in questa fase, in quest'estate, davvero eh, più di altre volte si debbano ritenere tutti i giocatori eh, cedibili e per questo motivo dovesse arrivare qualche offerta importante per uno dei centrocampisti Inorganico, secondo me la Juve potrebbe anche pensarci, dare seguito a eventuali trattative e a quel punto ritrovarsi eh, lo spazio da riempire con Milinkovic Savic, che è un giocatore che Massimiliano Allegri ha fortemente voluto per tanti anni, non è mai stato possibile arrivarci. Eh, però adesso insomma ad una sola stagione dalla scadenza del contratto che ha con la Lazio potrebbe davvero essere una grande opportunità eh, di mercato dobbiamo capire come torna a Pogba se sarà nelle condizioni di dare una ampia disponibilità ad Allegri e alla Juventus nella prossima stagione ma questo potremo capirlo solo eh, dopo la prima parte quantomeno della, del precampionato quindi durante la, la preparazione dobbiamo capire se le avance che in passato ha ricevuto locatelli potrebbero rifarsi vive e quindi in qualche modo si potrebbe costruire eh, qualcosa attorno a locatelli o eventualmente eh, insomma qualcosa davvero a sorpresa che al momento non voglio neanche ipotizzare semplicemente perché non corrisponde a realtà, però dico semplicemente questo. L'arrivo di Milinkovic Savic è ancora possibile anche con il rinnovo di Adrien Rabiot, è chiaro che si devono innescare una serie di eh, situazioni che devono mettere la Juventus nelle condizioni di avere la disponibilità economica per fare una trattativa con la Lazio e soprattutto il posto in organico. Detto questo, nelle prossime eh, ore aspettiamo ormai l'arrivo di Timothy Wea, il nuovo esterno destro della Juventus, nazionale statunitense, classe 2000, ne abbiamo già parlato. Dovrà sostanzialmente porre la sua firma sul contratto che lo legherà alla Juventus nei prossimi cinque anni. L'operazione, i bianconeri l'hanno completata con il Lille. 12 milioni per il club francese e per Allegri. Un giocatore che nel giro di qualche anno potrà diventare davvero tra i più importanti nel suo ruolo a livello europeo. oh uh -huh.